Prendo la linea, vai. Siamo in diretta, studi di Mediaset. Ringrazio le migliaia di persone incontrate anche oggi in Piemonte, Novara, Verbania, Vercelli. Anche oggi buone notizie. Siamo qui oggi, grazie, fra 10 minuti in diretta su Canale 5, però vi portiamo dove non entra mai nessuno. Oh, bicchier d'acqua, innanzitutto buon pomeriggio. Devo firmare qualcosa? Vai, tranquilla. Uno e due, grazie a te. Oh, oggi il ministro della pubblica amministrazione Bongiorno ha firmato l'ok all'assunzione di 17.000 maestre, per l'esattezza 16.959, scuola dell'infanzia e scuola primaria, e quindi sulla scuola, sui nostri ragazzi, sugli insegnanti ci crediamo. Mancano due giorni al voto, avete controllato se avete la scheda elettorale? Sai che non so se ce l'ho io. Devo andare a vedere dove ho la carta d'identità e dove ho la tessera elettorale, perché va bene che gli uffici sono aperti. Non si può parlare di sondaggi, ma ragazzi, siamo tanti, siamo forti, siamo primi, siamo tanti, siete tanti, siamo forti, siamo primi. Però più forti siamo, più possibilità abbiamo di cambiarla questa Europa. Lavoro, meno tasse, controllo dei confini, tutela dell'agricoltura. Io adesso vado in diretta da Barbara D'Urso, fra quanti minuti? Che ore sono? 17.10, quindi ho un quarto d'ora, non so quali saranno le domande, però cerco di parlare di vita reale, di tutti i giorni, quello che mi chiedete voi, quindi difesa dei bimbi, degli anziani, con le telecamere nelle scuole, quota 100, ho gli ultimi dati aggiornati su pensioni, nuovi posti di lavoro, ho un tema sui disabili, su cui stiamo lavorando, il contrassegno unico della disabilità in Europa, è un tema di cui non ha parlato nessuno ma che stiamo seguendo per permettere sostanzialmente di avere un unico contrassegno per parcheggiare in Italia e in Europa, perché altrimenti per noi, fra virgolette, senza problemi, fra mille virgolette, parcheggiare a Milano, a Roma, a Lisbona o a Vienna è normale, mentre invece per chi ha il contrassegno di invalidità è un casino anche quello, così come un casino prendere i mezzi pubblici, così come un casino andare a scuola, andare in ospedale. Quindi su questo l'Europa dovrà battere un colpo. Gli ultimi dati sui reati commessi in Italia molto positivi, in calo tutti. C'è un barcone in acque maltesi, ho già dato indicazioni, non voglio neanche vederlo da lontano col cannocchiale, pare che e dai si siano assunti la responsabilità di intervenire i maltesi, perché stop, punto, basta. E quindi questa è la vita reale. Poi stasera do appuntamento a chi è in giro, ce l'ho una coca, un goccio di coca, per tonificare, che anche oggi abbiamo mangiato zero, ecco, e quindi si va avanti così. Ho perso 3 o 4 kg, non so se si vede, siamo in forma. Chi c'è? Fammi salutare. Marco Perini sta guardando, Monica Borione dice che la tessera elettorale l'ha già preparata. Sapete la cosa bella di oggi? Ho fatto gli esperimenti sia a Novara che a Verbania che a Vercelli, ho chiesto chi era in piazza, può alzare la mano chi non è mai stato a un comizio nella sua vita? La stragrande maggioranza delle persone era in piazza per la prima volta e voterà Lega per la prima volta. Alla vostra salute, grazie, ci tengo a dirvi grazie. Conto su di voi, moltiplicatori di entusiasmo, di energia, di cambiamento, di sorriso, di forza in questi due giorni. C'è ancora la metà degli italiani che pensa di starsene a casa. E questo è il dato, ce li avete voi a casa, in ufficio, in negozio, in azienda, a scuola, da qui a domenica mi date una mano a svegliare coscienze, a scaldare teste e soprattutto cuori, o l'Europa cambia adesso e torna a essere un sogno, non una gabbia, diritto al lavoro, diritto alla salute, diritto alla speranza, diritto al futuro, diritto alla sicurezza, non vedo l'ora che venga domenica sera per dire adesso tocca a noi, grazie al voto degli italiani basta con queste polemiche, anche oggi mi hanno chiesto ma Di Maio ti ha attaccato, ma Di Maio ti ha insultato, Di Maio ha detto questo, ha detto quell'altro, lo capisco, è un po' nervoso, è un po' agitato evidentemente, vede i sondaggi, perde voti, perde tanti voti rispetto all'anno scorso, però da lunedì si torna a lavorare tranquillamente, serenamente, io ovviamente non userò i milioni di voti che prenderà la Lega per
cambiare qualcosa in Italia, chiedere poltrone, chiedere posti, io chiedo forza per cambiare l'Europa. Poi è chiaro che voglio dei sì, servono dei sì. Oggi un ministro dei 5 Stelle è andato, anzi ieri, è andato in Veneto a bloccare la Pedemontana. Ragazzi, ma stiamo scherzando? La più grande opera pubblica finanziata, migliaia di posti di lavoro, 90 km di strade, pronta, che serve a tutti, non c'è un solo comitato contro, non c'è un solo sindaco contro, e arriva qualcuno da un ministero e dice no, fermi tutti, dai, basta qui, no. Sì, c'è bisogno di sì, c'è bisogno di viaggiare, c'è bisogno di costruire, c'è bisogno di sistemare scuole, strade, autostrade, ospedali, porti, aeroporti, ferrovie, sì. Vi chiedo il voto per il sì, portiamo in Europa dei sì, sì al lavoro, sì alla famiglia. Anche oggi mi hanno regalato, ormai sono punto di riferimento, giovani, anziani, mi portano croci, rosari benedetti, immaginette, mi fa piacere, no? Guarda, ma li metto in tasca, ho casa, ma immeritatamente, e mi dicono tieni duro, perché i valori della nostra storia, della nostra tradizione, portali in Europa, e quindi io lo faccio, immeritatamente, non voglio dare lezioni di morale o men che meno di teologia a nessuno, però io credo che ci sia qualcuno lassù, non che aiuta Matteo Salvini o la Lega, ma che ci aiuti a lavorare bene per la nostra gente, per il nostro popolo, per i nostri figli. Portiamo l'Italia in Europa, questo vi chiedo. Mi saluti qualcuno, Fabio, così prendo fiato, che sono ormai, ho perso 3 o 4 kg e ho qualche decina di giorni di sonno in arretrato, ma è bello perché ho incontrato tanta Italia bella, sana, pulita, positiva, con la voglia di cambiare, col sorriso. A sinistra rancorosi, anche ieri a Genova, quelli dei centri sociali giù mazzati, ai poliziotti, ai carabinieri, ma basta, sorriso, futuro, proposte, no casino. Anna dice che Rosario ce l'ha sempre anche lei, Elena dice che in 19 in famiglia voteranno Lega, Marianna, c'è una famiglia allargata, 19. Mi incuriosisce, Fabio, poi adesso ci stanno richiamando, devo avvicinarmi allo studio di Canale 5, chi sono i nuovi elettori della Lega? Perché anche oggi ne ho trovato una marea che mi hanno detto, a parte i ragazzi di 18 anni che non hanno mai votato, mi hanno detto non vedo l'ora che arrivi domenica per votare Lega, ragazze e ragazzi belli svegli, belli puliti, con le idee chiare, con la voglia di lavorare, però tanti che votavano 5 Stelle, votavano Forza Italia, tanti che votavano a sinistra, oggi due signori un po' sottovoce mi hanno detto, Matteo, noi abbiamo sempre votato a sinistra, stavolta votiamo Lega, siete concreti, siete veri, siete leali, siete coerenti, bello, hashtag stavolta voto Lega. Poi ho visto la notizia di cronaca di oggi a proposito di rispetto di quel ragazzino di 12 anni che ha messo sul suo PC a scuola, sul computer a scuola, una mia foto ed è stato richiamato e punito. Ora, ma scusa, adesso... ci hanno fatto il mazzo che bisogna poter parlare di tutti, che in qualche scuola si paragona il mio decreto sicurezza alle leggi di Mussolini, Salvini come Hitler, e sciocchezza di questo genere, e un ragazzino mette la mia foto sul suo computer e viene punito, e viene convocato il papà a scuola. Ma siamo in democrazia o siamo in un regime? C'è libertà di pensiero o quando c'è di mezzo Salvini e la Lega? Ah, colpa di Salvini. Ringrazio perché mi state mandando degli hashtag con colpa di Salvini spettacolari. Non trovo parcheggio, è colpa di Salvini, si sciolgono i ghiacci, è colpa di Salvini, il Milan non va in Champions, è colpa di Salvini, mio figlio ha perso la semifinale di calcetto, l'ho sentito mezz'oretta fa, si chiama Salvini, è colpa di Salvini, quella è evidentemente colpa di Salvini, quella è responsabilità di Salvini, Salvini Junior, non Salvini Senior. Chi c'è, Fabio? Salutami qualcuno e poi vado. C'è Danilo, c'è Daniela che ci sta guardando, in tanti ci scrivono che questa volta voteranno Lega. Mi accompagni giù, vediamo fino a dove ci lasciano tenere aperto. Quanti siamo collegati? Siamo in 3500. Vediamo se ci lasciano tenere aperto. Proviamo a entrare fino in studio, dai. Vieni. Andiamo. Come va? Va bene, beh, insomma. Impegnativa ma bella. Stanco ma soddisfatto, perso voce, perso chili. Dai, quello va bene. Preso abbronzatura da strada e poi tante belle soddisfazioni. Colonia Monzese, siamo nei meandri di Canale 5, studi di Mediaset, Colonia Monzese.
Ullala. Vediamo se c'è rete, non so, magari si crolla tutto. Se crolla tutto sapete perché. Dove? Destra, destra, sempre destra. Destra. No, sinistra, no, no, no. Ciao. Grazie. Allora, possiamo microfonarlo? Certo. Oppure vuole fare un'altra volta la nostra cabina, che una volta non è stata fatta. Vero, Giorgio? La cabina. La cabina rossa. La cabina rossa. La cabina. Se la vuole fare, la c'è la cabina, ma che nostalgia, la cabina rossa. Allora, paga. Tieni, questo è tuo. Questo dopo può registrare un video messaggio per i nostri social. Nella registro un video messaggio per i social? E cosa ti dico? Allora, puoi dire che vuole a 30 secondi perché devo quando e le... quando va in onda, giusto per non sbagliare i tempi adesso? Durante. Ah, durante adesso? Sì. Va bene, devo schiacciare il rosso? Esatto, quando è pronto spinge il rosso, quando ha finito lo respinge. Va bene. Però la devo. Perfetto, siamo in 4.500. 4.500? Ma vieni con me, ti siedi di fianco a me, fai la diretta nella diretta. No, non si può. Andiamo, fammi salutare. Riesco a salutare qualcuno? Vabbè. Maria. 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 Ciao Maria. Sei fortissimo. Elena Peroni. State svegliando degli indecisi? State portando degli indecisi a scegliere di cambiare l'Europa con noi domenica? Mi tieni questo un rosario, sennò sono più trabocco. Allora, adesso sono diventato bellissimo, biondo. Parla, dialoga col popolo. Sennò mi vedono qua che mi incipio, sembro uno scemo. Anna ti saluta, Flavio ti saluta, Laura Tecce si è collegata e si sta guardando, Anna ti saluta, finché ti fanno bello ti saluta anche Marco. Anche Marco Flavio. Adesso, dai. C'è qualcuno che sta svegliando gli indecisi, la moglie indecisa, il figlio indeciso, il collega indeciso, il socio indeciso, quello che votava Forza Italia, quello che votava 5 Stelle, quello che votava PD? Siete operativi, brillanti, spumeggianti, frizzanti? Si cambia sta Europa o no? Dai, dal dai, Messico dai, ci scrivono, peccato che non Messico, può darti il suo voto. Ho capito, dal Messico, amico mio, vengo in spiaggia, vengo in vacanza, però è il Messico, chiama qualcuno in Italia, WhatsApp. Monica dice che suo figlio ha votato 5 Stelle e stavolta voterà per te. Va bene, se no niente cena. Cristina ci sta guardando, Lucio ti dice grande, anche Miranda ti dice che sei bellissima. Ma io dove sei devo già andare bellissimo. Adesso? Dovrei entrare da là. Da qua entro? Sì, entrerò da qua, anche poco. Quindi quando entro tu stacchi, fammi respirare un attimo. Se vuole, quando entra, può fare la ripresa da qua. Vediamo. Perché lui sarà qua e quindi l'ha chiamato. Ve lo spieghiamo. Di solito la nostra ragazza dei social andava qua. Ma non dargli del lei, non se lo merita. Di solito, tu sei? Fabio. Fabio, guarda Fabio. Di solito la ragazza dei social la fa qua. Sì. Quindi qui fila dentro un po'. Poi fai grazie. Grazie. Bellissimo. Ma mi hai ripreso? Certo. No. In questa punta da qua. Sei già in punta. Forse perché io mi ricordavo che entravo dal lato. Sono già entrato da qua. Dominica Live. Dominica Live. Dalla parte di là. Ma stavo pagando. Immediatamente.
Ho sbagliato. Quanto manca? La sera poi alle 9 sono a Castel San Giovanni, Piacenza. Poi domani ho il saggio di danza di mia figlia, così almeno no, qua niente live, niente, me lo tengo per me. Chi sta parlando? Infatti ti dicono prenditi 10 minuti di riposo. No, poi dormo andando in macchina, anzi poi vado a fare un live su Corriere.it, preparatevi, visto che sul Corriere non sempre ci amano, voglio dire, sono le notizie più varie ed eventuali, però a me piace confrontarmi con tutti, col sorriso. Sorriso, proposte. Ma qualcuno ha capito una proposta della sinistra, di Renzi, di Zingaretti, della Boldrini? Cosa vogliono fare in Europa questi? Tu l'hai capito? Appello, qualcuno ha capito cosa vuole fare il PD in Europa? Perché bisogna votare per il PD in Europa? A parte il fatto che la governano da sempre, quindi se uno del PD mi viene a dire in Europa bisogna fare, ma la governi tu da sempre, amico mio. Hai nominato tu il commissario europeo Mogherini, che è scomparso, anzi, chi l'ha vista? Qualcuno ha notizie di Federica Mogherini, commissario europeo nominato dal PD e dal governo italiano del PD? No, e quindi noi le idee chiare ce le abbiamo, difesa del Made in Italy, difesa dei confini, difesa dell'agricoltura. Qua si sta parlando di un presunto matrimonio? Si sta parlando del famoso matrimonio assente di Pamela Prati. Ma sai che non ho detto tanto e non ho capito un cazzo? Cioè, non. No, ma. No, dice per dire che è colpa di Salvini se per me la Prati non si è sposata, ma non ho capito se è vero il marito. È vero che non è vero, quindi su questa storia non sono andato anche per 3 mesi. Solo che tutto si svolge adesso, posso dire, dopo di Codiato Quinto, dove si svolge questo, nel magico mondo, no? Per cui lei è l'agente di lei, il messaggero Costamore, quindi è partito con me qui per il gossip. Ma lei era convinta di sposarsi? No, lei sapeva tu. Ah, lei sapeva tu. Quindi nego, solo che noi abbiamo dato la notizia, noi anche l'abbiamo smentita, noi siamo produttori. Cioè avete confezionato tutto? Sì, esatto. Ma io adesso darò il mio commento autorevole. Io voglio andare in Europa per negare i matrimoni fantasmi. Esatto, è fake news. Esatto, basta, c'è una commissione apposita, metà della commissione si deve occupare questa roba. Del matrimonio di Pamela Prati. Ah, ho capito. Però posso dirti una cosa? Se parliamo di Auditel, appena tocchi questa cosa qua. Veramente? Appena tocchi questo elemento qui è. Quindi io adesso dovrei dire vado in Europa, esatto, per svelare i misteri. Però la battuta l'ha fatta già Zingaretti. E cosa ha detto? Ha detto. Cioè Zingaretti ha fatto una battuta? Zingaretti ha fatto una battuta, è una notizia. Perché questo governo è come Marco Caltagirone, cioè non esiste. Quindi io non farei un'altra battuta. Perché è Marco Caltagirone? Esatto. Già ti chiami Marco Caltagirone. Marco Caltagirone. Tutto bene? Tutto bene, a parte Marco Caltagirone va tutto bene. E non manca, rimaniamo. Voi magnate, tu fumi, mangi. Sì, esatto. Al Milan? Al Milan? Ho detto che l'unica speranza sta così. Quando ho fatto un titolo oggi, da Empoli a Empoli, da Empoli all'Empoli. Spalletti di Empoli? A Spalletti di Empoli? Vabbè, saluta qualcuno, dai, qua siamo qua. Noi stavamo allegramente, banalmente cazzeggiando nel dietro le quinte, poi vediamo di parlare di. Patrizia dice che con noi vita. Mai PPE. Ma che PPE? La scelta è fra Lega e PD. Il referendum è fra Lega e sinistra, fra l'Europa del futuro e l'Europa del passato, fra l'Europa che controlla i confini. Oggi poi è il 24 maggio. Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. E il Piave mormorò, come finisce? No, non dire te. Come finisce? Non passa? Se qualcuno dice non passa lo? Non passa lo stambecco, non passa lo stinco, non passa lo stufato. Cosa fare? Salve. Salve. Sei, ciao. Ciao, ragazzi. Scusa. Senza telefono. Senza telefono. Lo so, però. Si è chiuso adesso.
col dedino, indice. Eccomi, sono tornato. Fatto il selfie. Yes. Stanno dicendo, è un referendum. Stanno dicendo. Il Piave mormorava, calmo e placido, al passaggio dei primi fanti il 24 maggio, poi va avanti, la Brigata Sassari. Il Piave mormorò, non passa lo straniero. 24 maggio 2019. Guarda la storia che ritorna, Adesso entro, speriamo di riuscire a parlare in maniera serena, tranquilla, non alla modi Gruber, e no, è qui, è là, è su, è giù, è urla, è cose, interrompi, vai, lancia. Calma, un minuto. Dai, salutami gli ultimi, Fabio. Ti saluta Luisa, dice forza capitano, Clara, sei una forza della natura, Anna, Ivana. Ma state whatsappando un po' di amici, di parenti, gente che non sentite da tanto, compagni di scuola, colleghi del lavoro. Oh, voti Lega domenica, da qui a domenica, o se sì, whatsapp a ripetizione. Oh, domenica ci sei? Voti Lega domenica? Ah, scusa. Domenica ci sei? Stavolta voto Lega? Da qui a domenica, ragazzi, boom, 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 boom. O si cambia adesso o non si cambia più. Il treno della storia passa domenica. Lunedì è già tardi. Chi sta a casa, chi non sceglie, chi non prende neanche la responsabilità di una scelta. Poi, zitti, se non cambia niente. Adesso vado. Okay.